Non vogliamo però tediarvi con l'esatta pronuncia. ...0-30 in difficoltà. Non se la sente di venire avanti la ceca. Questa volta è costretta. Chiude molto bene. Con la volata di dritto, 15 pari. Ace al centro. 30-15. Spiegazioni, ma fu battuta dalla Kirilenko nel 2008, sconfitta dalla Sibulkova nel 2011-2013, KO al secondo turno da Pennetta e McHale. Manca l'appuntamento con questo dritto. Che cosa è successo? Chiude con il dritto in avanzamento, deve stare molto attenta a giocare il dritto lungo linea la Ape. Attacca da lontanissimo Petkovic e perde il punto. 30 pari in difficoltà anche in questo. Meraviglioso questo cambio in lungolinea di dritto. Un colpo. Però non male come inizio al servizio per Lucia Sciaffarova. 30-0. La tennista di Brno. Molto intelligente questa palla corta. Lascia rimbalzare. E poi deve arrendersi Andrea Petkovic, che ha avuto una palla break. Mazzate 6-6 numero 1 contro Ciane dell'Acqua. Nella parte bassa Makarova Vesnina contro Cobbs Jones Spears. 30-0. No, sbaglia proprio il colpo più semplice, sia la difesa alla grande sul cross. Ace al centro, primo del match per la Petkovic. ...40-0, non ho una grande idea questa della Petkovic di alzare la traiettoria. Eh beh, perfetta al servizio. 4 prime su 4, 4 vincenti su. Ancora una volta strepitosa con il dritto lungolinea a cambiare marcia allo scambio. Tantissimi al servizio. Sopra il 75% di prima. Scatenata. Dilagante in questo momento. Ha cominciato con un dritto lungolinea vincente, chiude con un dritto. Mamma mia, come serve da sinistra, ingiocabile, sia quando va a uscire, sia quando va al centro. Palla buona, uno dei rarissimi vincenti di questo primo set per Andrea. Invece va al corpo della Petkovic e chiude con il dritto successivo. Set. Se ne va il dritto inside in tentato da Andrea Petkovic. Costretto, con cui può mettere in difficoltà Sciaffarova. Spesso si sposta per coprire di dritto dalla parte del rovescio.
No, affossa in rete questa volée. Partecipazioni, la prima nel lontano 2007, dove partì dalle qualificazioni senza superarle, mentre qui ottima prima al centro per il 40-15. Perfetta con il dritto, prima l'incrociato a tenere distante la riga di Ace da sinistra. Che dubbio, particolarmente convinte. Ace confermato anche dal replay, non sbaglia la chiusura con la volée alta, una pari game, il 12° del secondo set, prima di imporsi al tiebreak e schiantare al terzo set la povera belga. E poi due match di questa settimana contro Flipkens e Diaz. Chiude con la seconda finalizzazione al volo. E ancora una volta il primo colpo. Doppio fallo sulla palla break. Il vantaggio adesso si fa davvero cospicuo per l'anno fatto capolino qui tra il 2008 e il 2010. La prima, 15-0. Sbaglia l'attacco, non sbaglia la chiusura con lo smash, 40-0. Si butta avanti, ma non può nulla. Gran passante basso della Schaffner. Chiude con il dritto sulla riga, anche leggermente fortunata, ma c'è Ace al centro. Partita perfetta. Non sbaglia, il dritto in avanzamento, altro che in battuta senza storia. Meravigliosa su questo recupero dalla situazione. Chiude in bellezza con un vincente, l'ennesimo di questo match straordinario. Seconda vittoria in due giorni contro top 10 per Lucie Shafarova, che si avvicina sempre di più alle prime 10 al mondo e virtualmente al numero 11. Molto amiche le due, batte per la terza volta in carriera Andrea Petkovic, cui lascia appena 3 giochi, 6-2, 6-1. Shafarova in semifinale a Doha. Shafarova!